Ciao a tutti, cicciuzze e cicciuzze, bentornati qui sul canale. Oggi vi faccio un piccolo video, un breve videolog per insomma, ringraziare tutti quanti perché finalmente abbiamo raggiunto le 5.000 unità, 5.000 iscritti, e il canale è in crescita, non velocemente ma non per causa vostra, sicuramente per causa mia perché insomma, avete visto che abbiamo voluto fare gameplay e non è sempre costante, poi non sono proprio divertentissimi. Vi ringrazio tantissimo per tutti i commenti fantastici che mi state facendo, mi state regalando perché sono ricchi di complimenti, ricchi di gioia e sentirvi così affezionati mi fa sentire bene, mi dà il l'unico motivo per il quale stia continuando a rilasciare video sul canale. Ringrazio tutti i supporter, ovviamente in primis ringrazio Fraus per questa enorme possibilità che mi sta dando con il canale principale di Parliamo di Videogiochi. Ovviamente ringrazio tutto il team, il Voki, L, KTT, il buon ragazzo che si è aggiunto come scuro signore Luca. Sto passando un bellissimo periodo grazie a tutti quanti voi perché beh, è bello, è tra le novità dovute ai vari eventi, l'organizzare il futuro basandomi su questa cosa che adoro fare, qual è il videogaming, la possibilità di conoscere così tante persone proprio per mezzo di questo enorme sistema di comunicazione. È tutto uno splendido mondo e sto vivendo davvero un sogno che non credevo di poter mai vivere, ma grazie a tutti quanti voi, grazie ai 5.000 ragazzi iscritti al mio canale, ai ragazzi di Parliamo Videogiochi, a tutti gli amici che ci circondano, alle fidanzata a proposito, a tutti i gruppi nei quali sono entrato, è un bel periodo. Che altro? Novità? Ah sì, sto pensando di fare una miniserie su Path of the Exile, un gioco free to play che dicono i produttori vogliano. Praticamente è un gioco molto simile a Diablo, però i produttori a quanto pare hanno intenzione di renderlo molto competitivo, davvero difficile da giocare. Al momento mi sta interessando non poco perché tanto il sistema di skill, quanto il sistema di talenti, quanto il sistema di equip è molto particolare. Ti dà un'esperienza di gioco molto approfondita, decisamente complicata. E la cosa è affascinante, parecchio affascinante. Sicuramente ci giocherò con un po' di amici. E quindi la miniserie Path of the Exile. Ci saranno altri tre video della miniserie di Torchlight ad arrivare per le prossime settimane. Per ora continuerò a rilasciare un video a settimana perché non è facile registrare. Poi praticamente lavoro tutti i giorni, tranne il sabato e la domenica. Il sabato e la domenica ci sono i miei in casa e immaginate quanto possa diventare difficile registrare senza disturbi. Infatti questo video lo sto facendo in attesa che mi arrivino a dar fastidio. Che altro? Ah, grazie alla buona Lioker per il pupazzetto lì, il Rigor, con l'orecchino. È bellissimo. Visitate la sua pagina su Facebook, Lioker. Grazie alla buona Giulia per tutti i disegni. Grazie al buon Sommobrumo per il layout, a Machend per l'immagine di profilo sul gruppo, sul canale, sul mio canale. Chi altro? A Nacho per il mio personaggino, il Kibi di Rigor. Chi altro devo ringraziare? Devo ringraziare tanti TGN ovviamente per la partnership e per la possibilità di rendere questo sogno un po' più pratico, un po' più una professione. Dio, la professione è una parola grossa, per ora è molto a livello base, almeno con il mio canale, con il canale per i videogiochi, poi è un'altra cosa. Chi altro? Ah, mi state chiedendo in tante rubriche sul canale principale. Ragazzi, purtroppo il canale principale, cioè purtroppo, per fortuna, il canale principale si basa su un sistema di lavoro meritocratico. Cioè, se proponi idee valide, se realizzi validi progetti, Fraus mi dà la possibilità di rilasciare video sul canale principale per mantenere un livello di qualità elevato. Ovviamente fin quando non ho idee valide o non ho voglia di produrre determinate idee, questa possibilità non mi verrà data, cioè non me la prenderò io in primis, non chiederò mai a Fraus di rilasciare un gameplay molto semplice sul canale principale, non avrebbe motivo insomma di rilasciarlo, sarebbe un abbassamento della qualità.
E quindi per ora, fin quando non inizio a produrre qualcosa di più importante di mio, sarà così, andrò sul canale, farò le collaborazioni col canale principale, tipo ad esempio con giochi da tavolo, tutti gli streaming, tutti i live, gli eventi. Sul mio canale rilascerò invece i vari gameplay. Che altro? Mi sa che è tutto. Sì, no, in effetti basta così. Grazie ancora. Ricordatevi che abbiamo la casella postale 30 70028 San Nicandro di Bari, alla quale ci potete inviare qualsiasi cosa desiderate. Abbiamo ricevuto già un po' di lettere, però sono cose pratiche. A me piacerebbe tanto vedere i vostri disegni, vostre lettere scritte, insomma. Mandateci di tutto, anche perché è sempre vuoto. Ogni volta che vado, giro la chiavetta, è vuota. Quindi mandateci sulla casella postale qualsiasi cosa abbiate intenzione di mandarci. Continuate a seguire il mio canale, condividete così che tutti sappiano quanto è bello e simpatico ridere. Scherzando, ovviamente. Grazie ancora per tutto il supporto che mi date. Vaffanculo ai pochi non mi piace che ce ne stanno uno o due che lo mettono sempre non mi piace, gli deve prendere un giro di caccarella mefitica, che si devono caccare l'intestino. No, sinceramente, non mi piace, aiutano a mettere un po' di colore nella pagina, ecco. E che altro? E niente, questo è quanto. Spero di poter continuare a vivere insieme a voi questo fantastico sogno. Vi voglio bene. Ciao! Thank you.